io credo che oggi la lotta della Whirlpool, per quelle strane ragioni per cui poi che non decidiamo neanche noi, che non decide nessuno, è diventata uno dei passaggi fondamentali della storia sociale di questo paese. Detto brutalmente, o si passa la Whirlpool e si fermano i disegni delle multinazionali, o l'Italia subirà, e soprattutto il Mezzogiorno, un massacro sociale ulteriore che si aggiungerà al precedente. Tra l'altro è di questa mattina la notizia che la PSA, cioè la Peugeot Citroën, si è mangiata la FCA. Adesso sembra una fusione, ma non è vero. Chi ci guadagna è solo la famiglia Agnelli. La verità è che questo è l'acquisto da parte dei francesi della Chrysler, cioè delle Jeep. I francesi vogliono le Jeep. E si preparano tagli e licenziamenti del poco di produzione che ha dell'auto che c'è in Italia, quindi sempre con il fatto che le multinazionali fanno quello che vogliono. Qui allora la Whirlpool, questa è la cosa più importante, qui si sta resistendo e si sta dimostrando che si può resistere. Allora qui è decisivo però essere chiari fino in fondo, perché una lotta così bella, così generosa, di lavoratori che prima, come dicono tutti, non è che erano barricadieri, di lavoratori normali che hanno vissuto tutta la storia della loro fabbrica e che di fronte alla violenta ingiustizia di una multinazionale, bene ricordare, che un anno fa esattamente ha firmato un accordo per aumentare la produzione e per far crescere lo stabilimento, e che poi l'ha stracciato dicendo chiudo, ecco, di fronte a questo questi lavoratori si sono ribellati. Adesso però bisogna sostenerli in due modi: sostenere la loro lotta con la solidarietà, con gli appoggi eccetera, ma sostenerli anche sul piano dei contenuti, perché la Whirlpool ieri ha fatto un passo indietro, secondo me un trucco, cioè aveva solo paura, stava andando allo scontro frontale con i licenziamenti, ha fatto un passo indietro, ma ha fatto un passo indietro per cercare di farne due avanti, cioè per chiudere comunque a un certo punto lo stabilimento. E purtroppo alle nostre spalle abbiamo esperienze, Embraco, Irisbus, Bluetech, persino la tanto esaltata Pernigotti, che dimostrano che non si possono fare accordi dove lo Stato fa solo il caporale per conto di qualche multinazionale, il mallevatore per la multinazionale, e si inventa un padrone privato che poi chiude definitivamente la fabbrica. Quindi bisogna sostenere questi lavoratori nella loro richiesta di fondo, che è quella di attuare il piano industriale di crescita dello stabilimento con le produzioni. O lo fa la Whirlpool o lo fa lo Stato, e la polemica contro le nazionalizzazioni è ridicola, perché all'Embraco, alla Bluetech, alla Pernigotti, tutte le aziende che stanno chiudendo, lo Stato i soldi ce li ha messi, solo che li ha regalati ai privati. Allora il punto non è se lo Stato interviene o non interviene, lo Stato interviene comunque, il problema è se interviene per salvare il lavoro o se interviene per fare regali a qualche imprenditore che arriva, fa finta di salvare la fabbrica e intasca i soldi. Questa è la verità. Quindi questo è un momento importante e difficile della vertenza. I lavoratori hanno mostrato una grande crescita di coscienza, non sono disposti a farsi fregare. Noi dobbiamo assolutamente sostenere questa cosa e dire con chiarezza no alla ripetizione dei catastrofici accordi tipo quello dell'Embraco o della Pernigotti. Si salvi davvero la fabbrica e sosteniamo questa lotta, perché se vinciamo qui fermiamo le multinazionali in Italia, se perdiamo qui diventiamo ancora più una colonia.